Facciamo il fienile nell'acqua, ragazzi, voglio vedere. Fienile, costruisciti nell'acqua. No, nell'acqua non ci posso credere. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo fantastico video di Minecraft. Come state? Tutto bene? Spero proprio di sì. Spero proprio di sì. Oggi faremo una cosa incredibile. Avete mai pensato di costruire una casa con un semplice blocco craftato? Beh, io sì, perché oggi ve lo farò vedere. Lasciate subito un like a questo fantastico video e iniziamo a vedere come costruire delle case craftandole solamente con un blocco. Avete capito bene? Allora, tutto ciò di cui abbiamo bisogno innanzitutto è di questa crafting table e dell'aiuto dei miei lama seguaci. Ciao lama, tutto bene? Guardate, sono arrabbiati con me e non mi guardano. Forse lui non è più arrabbiato? Allora, vediamo come craftare questa starting house. Benissimo, per craftare la nostra casa avremo bisogno di un banco da lavoro, un orologio, una fornace qui, un letto rosso, però porca miseria, bella faccia, prima di far questo dovevi fare delle cose. Allora prendiamo la pietra, ne mettiamo 9 e prendiamo questo qui. Facciamo la stessa identica cosa con questo e ci dà il compress stone, la pietra compressa. Adesso toccherà prendere questo legno di quercia e ci darà queste cose. Chi è che è stato? Scusi, sto registrando. Perfetto, una volta ottenuto tutto ciò, basterà inserire in questo ordine tutte queste cosine proprio qui e ci darà la nostra starting house. E noi finalmente potremmo costruire piazzandola qui con il destro. Guardate la nostra casa iniziale. Allora abbiamo Basic House. Ranch Style. Poi Hobbit. Oh, vediamole tutte. Allora, torniamo indietro. Abbiamo deserto. Voglio vedere questa. Vediamo. Questa è la bella, è la casa di bella faccia. Oh mio Dio, grazie. Sono così emozionato che mi avete costruito una casa con un singolo blocco, poi avete visto? Perfetto, quindi con questa mod, ragazzi, possiamo costruire tutto ciò che vogliamo con un semplice schiocco di dita. Perfetto, vediamo questa casina poi com'è qua dentro. Salve. Abbiamo un letto, abbiamo una fornace con 20 di carbone già dentro, una crafting table. Cioè, guardate, abbiamo già tutto il kit per iniziare a giocare a Minecraft. Abbiamo anche la miniera. Ciao, c'è nessuno laggiù? Io sono bella faccia, sono quassù. Ok, perfetto, vediamo la prossima casina. Vediamo dove possiamo farla. Ovviamente la casa si adatterà al terreno. Ad esempio, se io la faccio qua, vediamo. Perfetto, facciamo la ranch style. Sarà, ecco, vedete? Ha tolto questa parte di muro. Cioè, guardate. Oh mio Dio! Questa è la casa di bella faccia. Perfetto. Qui, come mai c'è del vetro qua? Non lo so. Non mi piace molto. Quindi, questa casa ranch, guardate che carina, l'abbiamo costruita con un semplice schiocco di dita, con un blocco. Ok, perfetto. Qui abbiamo tutte. Guardate le casse! Bella, questa mi piace. Questa è molto carina. Abbiamo anche la miniera. C'è nessuno laggiù? Penso proprio di no. Ok, perfetto. La nostra casina è completata. E adesso vediamo la prossima. Oh, una bella pianura per la nostra nuova casa. Ok, vediamo la prossima. Abbiamo visto la Ranch Style. Adesso l'Hobbit Style. Oh mio Dio, vediamo. Abbiamo anche il preview. Possiamo vedere. Che bello! Possiamo vedere come verrà costruita. Ok, quindi build, costruiamola. No, ma questa è fantastica. Cioè, guardate che bella, la casa dell'Hobbit. Cioè, una collinetta con un albero. Questa è fantastica. Oh mio Dio, la vorrei anch'io. Perfetto, abbiamo sempre, vabbè, la farm con i vetri che non mi piace per niente. E qua si scende. Abbiamo le casse con tutti gli attrezzi. Il letto, un pochettino piccolino, sembrava più grande da fuori, eh. Qui c'è la miniera, come sempre, e io qui posso vedere tutto. Posso vedere il raccolto. Crash, crashy, crashy. Ok, allora vediamo. Prossima casa. Sarebbe bello farlo qua. Proviamo a farla qua sopra. Vediamo, la prossima casa dovrebbe essere quella del deserto. Vediamo il preview. Ok, la fa decisamente non carina lì. Quindi troviamo una pianura adatta. Dai, facciamola qui, vediamo. Deserto, deserto, build, costruiamo. Mamma mia, la casa del deserto. Non so come, ma sono fissati con questo vetro. A me non piace proprio qui. Guardate, abbiamo creato una casa iniziale a piramide. Questa è fantastica, eh. Ok, qui si entra. Abbiamo tutte le nostre cose qua. Perfetto, la miniera. Ah, la miniera è qua? No, vabbè, ragazzi, ma questa è bella. Che cos'è?
No, vabbè, le lanterne, ma che cosa sono? No, le lanterne di carta! Cioè, guardate che belle! Ok, perfetto. Abbiamo creato anche questa casina, vi piace? È fantastico. Poi vediamo che cosa abbiamo. Sono finite? Snow style. Ok, la casa a neve. Wow. Prima che si sciolga, facciamola vedere. Abbiamo le nostre lanterne. Qui c'è, vabbè, il solito coso. Qui c'è la casina dentro. Anche questo è molto carino, eh. E basterà un semplice tasto, un semplice crafting per crearla. È immediato. Wow, mamma mia. Poi ce ne abbiamo altre? Vediamo. No, è finito. Girovagando per la creative, qui possiamo vedere altre cose interessanti che si possono craftare. Adesso le prendo tutte e ve le faccio subito vedere. Allora, questo che cos'è? Vediamo. Facciamo il preview. Verrà molto messo male, però vabbè, proviamoci. Allora, costruisci. Che cos'è? Oh, wow. Non ho neanche guardato che cos'è io, eh. Sembra una casa. Si può entrare? Perché non si può entrare? Fammi entrare con la forza. Oh mio Dio, guardate, c'è questo un magazzino gigantesco. Cioè, guardate che bello. Abbiamo creato un magazzino. C'è anche il piano inferiore con la fontanella. No, vabbè, ma questo qui è per i pro. Cioè, chi è che usa tutte queste casse? Io non ci riuscirei mai. Cioè, guardate che roba. È fantastico. Ragazzi, comunque vi lascio il link in descrizione per scaricare questa mod, perché è veramente bellissima. Ah, qua di sopra si può creare il lettino, la casina, eccetera, eccetera. Qui abbiamo Chicken Coop. Oh, mamma, voglio proprio vederlo, eh. Vediamo, Chicken Coop. Build, costruisci? No, la casa dei polli, ma devo entrarci anch'io in questa casa. Cioè, io non voglio entrare in questa casa, anche se sono un pollo. Però no, non voglio entrare in questa casina. Vediamo, polli, salve, ciao, pollettino. Si può entrare dentro la casina, covare le uova? Oh, carina, è bellina. Non male, gli do un ok a questa costruzione. Poi abbiamo un produce farm. Ok, la voglio fare qua, vediamo. Costruisci, questo è gigante, eh? Ok, abbiamo creato una farm, perfetto, con le barriere, perché i Griefer vorrebbero entrare ma non possono, a rubarci il grano. E qui, ragazzi, vi basterà uno schiocco di dita e avrete già pronta una farm per produrre. Wow, chi non ha voglia di costruire può scaricarsi questa mod che fa proprio a caso suo, eh? O magari per chi non ha tempo, o per chi non è molto bravo e vuole avere queste cose. Questa è una farm a degli alberi. Ok, oh mamma mia, questa è una farm degli alberi, perfetto, noi mettiamo degli alberi qui e loro crescono, fantastico, easy. Uno fish pond, vediamo questo fish pond, ragazzi, sono veramente curioso. Ah, questo è un laghettino, guardate, no vabbè, è rilassantissimo, guardate col salice piangente qui per pescare, wow, bellissimo, fantastico, cioè questo è veramente carino. Poi abbiamo... una casa moderna, che cos'è? Vediamo, una casa gigante? Oh mamma, devo dire che lo stile fuori non mi piace tanto. Mette un po'... Ah, questa è quella di prima. Questa è quella di prima, ma diversa, è una casa... però non mi piace lo stile, è troppo grigia. Però è carina l'idea dentro, eh? È molto carina. Qui le librerie... No, vabbè, c'è questa casa a tutto, ragazzi. C'è a tutto. I gettatori non so che cosa servono qua. Qui che cosa abbiamo? Un altro enchanting book... Di sotto poi che cosa c'è? Vediamolo subito. Di sotto devo avere il letto almeno. Ok, Monster Masher. Non ho idea di cosa sia, eh? Che cos'è? Sempre queste case così strane. Ma che cavolo è? Che cos'è? No, non mi dire che è una farm. Cosa succede? Cosa fa? Oh, no, vabbè. No, vabbè, una mob farm, ragazzi. Non ci posso credere. Cioè, addirittura possiamo creare una mob farm. E se io chiudo qua i mostri non vengono più giù. Sì, si chiude, si dovrebbe chiudere. Attiviamola. No, vabbè, voglio vederla. Mi sono messo in spectator. Cioè, guardate che bello. È un mob grinder. Cioè, guardate che roba. Vabbè, quelli però facile così. Però è bellissima, wow. Possiamo anche avere, ragazzi, la nostra casa farm. Cioè, guardate che bella. Ma è bellissimo. Io mi metto qui e uccido tutti i mostriciattoli. Perfetto. Vediamo, poi che cosa abbiamo? Horse stable, stabile dei cavalli. Vediamo. Bello, carino. Carino questo, però si può fare anche in survival una cosa del genere. Ah, però bello questo. No, vabbè, ragazzi, cioè, guardate. Cioè, qui ci sono i pulsanti. No, vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Questo cos'è? Nether Gate? Cos'è? Oh, mamma mia, questa è una bocca di serpente.
No, vabbè, guardate che bello. Non ci posso credere. Se questa è una costruzione a bocca di serpente per l'entrata del Nether. No, vabbè, ma è fantastico. E dove si attiva il portale, eh? Ci dovrebbe essere un pulsante, un azzarino. Prendiamo l'azzarino. Vediamo. Non la spada, l'azzarino. No, vabbè, ma guardate che bello. No, vabbè. Ragazzi, sarebbe bellissimo fare una cosa del genere nella vanilla, ma... come si fa? Wow, complimenti, bello. Ma i giochi non sono finiti perché ne abbiamo un sacco ancora. Guardate quanti ce ne sono. Allora, vediamo, questo che cos'è? Un ponte? Questo dovrebbe essere un ponte. Ok, proviamo, mettiamolo. Ok, questo è un ponte decisamente brutto. Bella faccia, saprebbe farlo molto molto meglio. Questa è una casa moderata. Cosa vuol dire casa moderata, scusa? Ah, il legno, perché forse è più carina. Ok, qui abbiamo la nostra casina normale, tranquilla, con un posto dove leggere. E si sale ancora? C'è la soffitta. Ok, c'è la soffitta piena di ragnatele. Poi qui abbiamo un bulldozer. Un bulldozer? Che cavolo? Non si può... Non si può fare? Un advanced? Che cos'è? Una cucina? Ah no, per i polli. No, vabbè, una farm per i polli questa. Questa è una farm per i polli, non ci posso credere. Fammi vedere come funziona. Dove sono? No, pollettini! Vi libero io. Ah, lì fanno le uova. Ok, ho capito. Questa è una farm per le uova. Questa è di nuovo. Facciamola qua sopra. Una stalla. Oh, è cascato tutto. No, vabbè, devo rifarla. Però, wow. Che bella. Fammi entrare. Vabbè, non guardate quello che è cascato, però questa è una stalla. Ok, per i cavalli. Qui si può entrare, anche di qua è gigante. Cioè, guardate, oh, finalmente una stalla grande. Facciamo il fienile nell'acqua, ragazzi, voglio vedere. Fienile, costruisciti nell'acqua. No, nell'acqua non ci posso credere. Ho costruito un fienile nell'acqua. Questo è carino, eh. Questo è molto bellino. Bello, carino. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo questo. Che cos'è? Una torre? Una torre di cosa? Una torre d'osservazione? Qua si può andare di sopra. Vabbè, non mi piace tanto. Questo qui è un defensor bunker. Questo è un bunker, ragazzi, eh. Bello. Bello, bello. Questa è una specie di prigione. Questo è un bunker prigione. Si può entrare? Fammi entrare, dai. Poi dove si va? Di sopra? Si può salire, ok, è tutto da arredare ovviamente. Lui vi dà ovviamente la costruzione e voi dovete arredarla. Poi abbiamo questo, che cos'è? Una casina piccolina, ok, un'altra casina piccolina. Qui abbiamo un Ender Gate, che cos'è? Un Ender Wall? No, vabbè, guardate che bello, ok, un uovo gigante sembra, con dentro niente. Ah no, invece no! Guardate l'entrata per il land. No vabbè, non ci posso credere. Questo è bellissimo. Fammi uscire però adesso. Qui abbiamo un'acqua. Una base acquatica. Una base acquatica. Ok, proviamo a metterlo qua. Vediamo. Bellino. Questo sott'acqua deve essere veramente bello. Poi qui abbiamo un non ne ho idea. Ah, un prato. Perfetto, abbiamo un prato con dei fiori. Ci spawna. Qui abbiamo una casa molto strana. Una casa che sembra una specie di... Ma che cavolo? È molto, molto strana. Ma scusi, ma... Vabbè, questa casa è veramente strana. Qui che cosa abbiamo? Una specie di orto. Ok, un orto non portatile, volevo dire un orto... quelli coperti. Una serra, ecco, volevo dire. Una torre. Oh, finalmente. Una watchtower, una torre per guardare. Carina, però nulla di che. Sì, carina. Di qui si va di sopra. Poi che cosa abbiamo? Welcome center. Che cavolo. Ah, no, vabbè. No. Un centro commerciale? Oh, no, non è un centro commerciale. Forse un ristorante. Forse un ristorante, non lo so, non ho capito. Però carino. Anche di sopra si va. Oh, questo mi piace. Guardate che bello. No, ma questo è bellissimo. Ma che cavolo sono queste piantine, poi? Ma belle però, eh. Bello, bello, mi piace. Questo devo dire che è il migliore. Ragazzi, se dovete fare qualcosa, questo è il più bello, eh. Qui una prigione dove potrei metterci Kendall. Ecco la prigione. La prigione fantasma. Guarda, salve buon uomo. Sì, vorrei visitare la prigione. Qui abbiamo le celle. No, vabbè, guardate che bella. Oh no, mi sono chiuso dentro. Perfetto, dovrò passare la mia vita qui in prigione. Oh mio Dio, però per fortuna sono in creative, quindi ciao. Ultimi due, abbiamo il saloon. Vediamo. Saloon, costruisci. Bello. Bello, ok, saloon. Entriamoci. Oh, questo è carino, eh.
Questo è carino. Vabbè, non guardate le erbazze che sono qua sotto, però guardate il saloon. Si va di sopra, ci si siede, si beve qualcosa di rinfrescante. Molto bello, molto carino. Io passo sempre dalle finestre. E per ultimo, un villager house, una casa dei villager. Scontata questa, non mi piace, piccolina. Vabbè. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio il link per scaricare questa bellissima mod di costruzioni istantanee. Mi raccomando, lasciate un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti ragazzi.